Oggi si inaugurano i nuovi campi a 5, un decimo del sogno che si deve ancora avverare. Ma sì, oggi è una giornata importantissima, a parte che è il giorno dopo della festa di Natale della Nida, la più bella di sempre che abbiamo fatto ieri sera all'Atlantic Hotel di Borgo. È stata una serata davvero molto emozionante, dove abbiamo potuto condividere con tante persone che fanno il tifo per noi il nostro sogno, il nostro progetto, che oggi appunto comincia a fiorire. I primi due campetti sono pronti, finalmente illuminati. Stasera faremo la cerimonia di illuminazione. È molto emozionante perché qui un anno fa c'era immondizia, c'erano 100 tonnellate di rifiuti, siringhe, c'era degrado più totale. Invece oggi qua abbiamo delle squadre di bimbi, abbiamo dei ragazzini disabili che sono venuti a farci vedere quello che sarà il quotidiano qua a Falchera. E siamo molto orgogliosi. Con Francesco abbiamo fatto, tutti i volontari della Nida, abbiamo fatto tantissimo perché questo potesse essere già realizzato ancora nel 2019, perché dare un segnale forte e importante che appena concesso il centro nel giro di un anno già prende vita era fondamentale. Quindi abbiamo fatto le corse, il tempo non ci ha aiutato perché gli ultimi 50 giorni sono stati parecchio difficili tra acqua e neve, però oggi inauguriamo Falchera. Ecco, abbiamo parlato di bambini speciali e il centro porterà il nome di due persone speciali. Sì, il centro è intitolato, è stata l'unica cosa sicura, non avevamo ancora il centro ma sapevamo già che si sarebbe chiamato col nome di Beatrice e Stefania, in onore di due persone che sono fondamentali per la vita della Nazione Italiana dell'Amicizia, ma soprattutto per la vita di noi che eravamo i loro amici e che, anche se non sono più con noi fisicamente, comunque vegliano su di noi, e sono convinto che se oggi siamo qui è anche merito loro. Ecco, Presidente, quali sono i tasselli che mancano per realizzare definitivamente il centro della cittadella dello Stato? Tasselli ne mancano ancora, però noi abbiamo la testa dura e andremo avanti per la nostra strada e ce la faremo. Oggi, come diceva qua il mio amico Walter, vedere già un centinaio di bambini correre dove c'erano soltanto immondizia e siringhe di tutto è già una vittoria, quindi con la testa dura e con la volontà noi porteremo a termine tutto quanto. Avete riqualificato un quartiere che era da tempo in disuso? Assolutamente. Era un campo e abbiamo avuto comunque un'ottima risposta da parte dei cittadini del quartiere che si sono avvicinati all'inizio magari con un po' di diffidenza, però poi quando ci hanno conosciuto, hanno visto le nostre intenzioni e quello che volevamo fare, e anche per i loro figli che sono qui adesso in campo con il nostro stemma sul cuore, ci hanno appoggiato fin da subito e ci hanno dato una mano sia con i lavori ma dalle più piccole cose, anche soltanto a portarci un piatto di pasta mentre eravamo qua a lavorare nei weekend, un caffè, cioè a volte i piccoli gesti sono quelli che servono per far andare avanti dopo una giornata dura di lavoro, dopo mesi e mesi di burocrazia, e tutto serve, diciamo. Questa è la nostra scuola calcio che ha già praticamente un anno di vita, i bimbi sono scesi a giocare con noi tra le macerie e, come diceva prima Francesco Salemi, il presidente, le mamme hanno subito capito l'importanza di questo progetto. Noi abbiamo detto da subito che non ci interessa trovare campioni di calcio, noi vogliamo dei campioni di vita. Se poi tra questi campioni di vita riusciremo ad avere anche dei campioni di calcio, vuol dire che siamo riusciti a fare bene questo lavoro, che non è un lavoro ma è qualcosa di molto più appassionante forse che un lavoro. I ragazzini ormai sono in mentalità Nida totale, cioè per loro non stanno giocando a pallone, loro stanno portando avanti un progetto, lo sanno, infatti aspettavano questo giorno per inaugurare i campi come se fosse Natale oggi veramente. Hanno già fatto quest'estate un torneo contro dei ragazzini disabili, si erano comportati in maniera egregia. Io ricordo i primi allenamenti dove litigavano tra di loro, chi perdeva piangeva. Adesso invece è tutto diverso, c'è grande amicizia, c'è rispetto per l'avversario, quindi diciamo che le prime basi le abbiamo messe e adesso con i campi nuovi sarà tutto più semplice. Oggi ha vinto l'amicizia. L'amicizia vince sempre quando è vera, quando è sincera, quindi sì, ha vinto. Insuperabili, sede a Grugliasco. Sede principale a Grugliasco, campo d'allenamento a Grugliasco, abbiamo anche un campo in Corso Moncaglieri e abbiamo diverse accademie in tutta Italia, ne abbiamo 17 in tutto. Ragazzi speciali con la passione del calcio. Ragazzi fantastici, con la passione per il calcio, che ci insegnano tantissimo tutti i giorni. È un onore lavorare insieme a loro e per loro. Ecco, i ragazzi di oggi sono
di qualsiasi età. Qualsiasi età, infatti la cosa bella è proprio quella, che al contrario delle squadre di normodotati, spesso noi creiamo gruppi in base alla tipologia di disabilità, dove hanno diverse età, eppure riescono a giocare benissimo, cose che a volte i normodotati non riuscirebbero a fare, riescono a coordinarsi, a gestirsi, ad andare d'accordo, mai avuto problemi su questo. Raccontaci la giornata tipo di questi ragazzi, si allenano quotidianamente? Alcuni gruppi si allenano 3 volte alla settimana, mentre altri 2, il mio gruppo si allena 2 volte, ad esempio, sono ragazzi con disabilità motorie e quindi spina bifida, tetraplegia, diplegia, emiplegia, diverse tipologie di disabilità, e nonostante la fatica riescono a fare qualsiasi cosa gli si venga proposta, andando anche contro i propri limiti, sempre. Gli facciamo fare durante l'allenamento una fase analitica in cui abbiamo una proposta che può essere la conduzione, un obiettivo, il tiro in porta, qualsiasi cosa, un situazionale in cui mettono in atto quello che gli abbiamo fatto fare durante l'analitico e poi fanno il momento partita, che è il preferito di tutti. Quest'oggi ne contano i Pulcini del Torino. Pulcini del Torino, sì. La partita per adesso è 0-0, combattuta, e si stanno divertendo sia gli avversari che i nostri ragazzi. Alcuni dei ragazzi nostri tra l'altro non hanno mai giocato assieme e quindi è interessante vedere come 2 tipologie differenti di disabilità in questo momento, nonostante non abbiano mai giocato insieme, stanno riuscendo a creare delle occasioni di gioco meravigliose. Questo è il vero sport. Grazie. Quando lo sport incontra disabilità, questo è il vero spirito dello sport e della vita. Assolutamente sì. Io mi chiamo Berardo Isabella e sono la presidente dell'Associazione Teatro e Terapia Gruppo Le Nuvole Onlus di Savigliano in provincia di Cuneo. Noi ci occupiamo di tempo libero di ragazzi diversamente abili. Siamo partiti col tempo libero, quindi non includendo lo sport, però vedendo che ai ragazzi faceva molto piacere questo tipo di attività, abbiamo deciso di introdurlo. E sta diventando un pezzo molto forte della nostra associazione. Abbiamo iniziato la settimana scorsa un torneo, un campionato di calcio CSI, e adesso ci stiamo lanciando anche sul cheerleading, che è un altro tipo di sport. Ragazzi di tutte le età? Ragazzi, sì, dai 18 anni in su, fino a 60 anni. Voi avete appena giocato contro i bambini, i ragazzini della Lida. Com'è sì. Andata? È andata bene, abbiamo vinto 4-2, avendo anche l'aiuto della Nida, che è una cosa specialissima. Anche la Nazionale dei Sacerdoti sostiene il progetto Cittadella con un assegno da 3.600 euro. Noi siamo qui a Torino in questa giornata in mezzo ai bambini, naturalmente per sostenere il progetto Cittadella. Quindi oggi abbiamo consegnato il nostro assegno, frutto del lavoro fatto durante l'anno nell'organizzazione dei nostri eventi. Ci tengo in particolar modo anche a ringraziare i sacerdoti che durante l'anno hanno fatto molti chilometri per partecipare alle nostre iniziative e soprattutto coloro che hanno ci dato la possibilità di sostenere il progetto. Quindi un ringraziamento a Walter per averci dato la possibilità di partecipare a questa giornata e soprattutto un in bocca al lupo per il proseguo di questo progetto molto importante. Noi quest'oggi stiamo vedendo veramente qual è il senso della storia. Sì, veramente in questa giornata, come potete vedere, siamo attornati da bambini, da genitori, da familiari, da tutte quelle associazioni che credono nei valori dello sport. Quindi approfitto per questa occasione per fare gli auguri di Buon Natale a tutti.